però volevo passare la parola a Tiziano, perché più di tu che sei sul pezzo, e poi alla fine devo... No, è semplicemente per dire che questo non è che voleva essere fermarsi qui, voleva essere l'occasione di un avvio, di una riflessione costante su alcune tematiche, proprio per vedere come noi possiamo, mescolare tutte le idee, tutti diciamo, i pensieri più o meno innovativi per far fronte ad una situazione che, come si diceva, è tutt'altro che semplice. Quindi non finisce qua, tante cose che ha detto, vorrei, dopo mi si dà del lettere, capito? No, non vorrei che chiamerci se ne è che debù, eh? Non è per l'inizio, dico. Ma semplicemente però, siccome è un processo di costruzione, l'integrazione fa parte, deve essere costruita, cioè quella è una cosa ineludibile. Poi la forma, come appunto richiamava Mario, intanto la scelta spetta alla proprietà, non ancora sono letti a scuola, ok? Però appunto, noi abbiamo un grande contributo da dare nelle forme, professionali, nelle forme, organizzative, nelle forme istituzionali, perché qua non è che possiamo continuare, cioè cambiamo di paradigma e continuiamo a guardarci dentro il confine della sanità. Allora il paradigma non lo cambieremo mai, andremo col paradigma dell'inizio del secolo scorso, biomedico, eccetera. Secondo, c'è un processo, diceva Roberto, non si accompagna. No, sì, il mio problema non è che, però come forniamo noi dei supporti formativi, conoscitivi, per elaborare le proprie idee? Questo lo si fa con lo scambio di idee, con la valutazione della riuscita o meno. Cioè, si sbaglia. Forse c'è un unico modo, per non sbagliare, è quello di non far niente, ma non ce lo possiamo mica permettere. Il problema è che bisogna mettere su anche un'altra cultura, l'errore per colpa è un conto. L'errore perché ci hai provato, non lo puoi stigmatizzare. E quando mi riferivo ai leader tossici, e non sto parlando di altri, tanto per essere chiari, ok, mi riferisco anche a come discernere l'errore nel provarci a migliorare, che va tutelato. Non ci proverà più nessuno. Se ognuno che ci prova viene stigmatizzato. Non ci proverà più nessuno se l'unico modo è quello di trovare il capro espiatorio di chi è la colpa. Non so se io non vivo in un altro mondo, vivo qua, quindi mi sembra abbastanza diffuso, non nella sanità in generale, ok? Quindi è un inizio con più sfaccettature. E poi chiudo dicendo quel libro che prima vi ha detto Robert, che è quello lì, l'integrazione delle servizi di santé, è veramente fatto bene. È una cosa interessante, perché c'è un principio su cui si muove. Noi per lungo tempo abbiamo organizzato i servizi avendo i servizi come obiettivo. Service driving. Là adotta un'altra prospettiva e forse quella che ci ricongiunge con quella visione che Robert ha tentato di trasmetterci dalla stratosfera. Grazie. Allora, grazie.